Allora, così la tavola armonica, no? Si vede esattamente il buco da dove fuori uscirà la ruota di questa ghironda chitarra. Tirando via la tavola armonica si vede il tondino, che in questo caso è un tondino del 10, che non ha nessun tipo di limitazione, nessun tipo di tornitura, ad esempio a 6 o a 8, qualsiasi si voglia, qui davanti o qui dietro, ma ha solamente in questa zona qui la filettatura della manovella. E quando è inserito funziona perfettamente. Funziona in questa maniera, ovvero il tondino viene, ecco fatto, inserito in questi tre bussolotti di teflon che io ho fatto, che entrano all'interno del legno, e il bussolotto che mantiene la ruota viene esattamente fermato dai due pezzi di legno, perché è esattamente lungo quanto lo spazio tra i due stessi pezzi. Questo era solamente per spiegare quello che ho scritto nel post precedente. Saluto tutti, ciao, Litteria Italia.